Il comitato nasce come costola del manifesto per Casamicciola, cioè dopo diciamo, i due fenomeni calamitosi capitati a Casamicciola, nacque diciamo, un comitato popolare, comitato, allora era un comitato popolare per sussidiare, diciamo, il comune che maggiormente era stato colpito. All'interno di questo manifesto una delle proposte pregnanti, quelle più importanti, era sicuramente la proposta di istituire un parco regionale protetto del Monte Epomeo. Successivamente è nata la necessità di dare una forma istituzionale, diciamo, a questo movimento, ed è quindi stata istituita l'Associazione per la rigenerazione dell'Isola Verde. Rigenerazione in che senso? Ecco, qui dobbiamo fare subito qualche precisazione, perché naturalmente il nome Cori Verde, diciamo, come suono, fa pensare ad una associazione ambientalista. Noi non siamo un'associazione ambientalista, tantomeno un'associazione animalista, siamo un'associazione che ha degli scopi, dei fini più generali, che sono quello di rigenerare l'Isola Verde e riconvertire anche il modello turistico-economico dell'Isola Verde e la ricostruzione ovviamente nei comuni terremotati. Questi sono gli obiettivi principali. Asse portante di questi obiettivi è sicuramente la proposta di istituire un parco, sottolineo, regionale protetto del Monte Epomeo. Riguardo alla proposta del parco, in sintesi noi cosa diciamo? Diciamo che queste aree devono essere divise in quattro grandi macro aree, cioè le aree su cui, diciamo, ad alta pericolosità, in cui ci sono le cave, ci sono, che vanno monitorate. Cioè, il discorso che diceva prima Filippo è che tutto questo territorio va costantemente monitorato, cioè non possiamo aspettarci che il guaio ci arrivi addosso. Abbiamo detto che noi vediamo questo parco in funzione della sicurezza, e l'istituzione del parco ci consente di avere attrezzature, personale, uomini a disposizione dalla regione. Quindi piuttosto che sperare che i comuni facciano le cooperative per la manutenzione, questo strumento ce li mette a disposizione, anche col concorso dello Stato, non solo della regione.